107 anni di successi, di applausi, di performance indimenticabili dei grandi dello spettacolo. Per il Teatro Orfeo di Taranto è arrivata la settimana delle 107 candeline, una grande avventura datata a 1915, quando il sipario si alzò per la prima volta, prima struttura dedicata alla lirica, poi nel ventennio divenne anche cinematografo. L'Orfeo ha ospitato tutti i colossi del Teatro Nazionale, da Edoardo Peppino e Titina De Filippo a Paola Borboni, da Raimondo Vianello a Gino Bramieri, da Vittorio De Sica a Dario Fo e Franca Rame, a Paolo Poli. Ora è un periodo di nuove sfide, come spiega Adriano Di Giorgio, proprietario della struttura, assieme al fratello Luciano. Stiamo lavorando per una grandissima stagione 2022-2023, che credo sia la maniera più giusta e più bella per festeggiare questi 107 anni del palcoscenico Bimare. Ecco, c'è per chiudere un'iniziativa che sogna per questi 107 anni, che vorrebbe regalare magari prima dell'estate? Beh, sicuramente riportare la Clo e le relazioni pericolose, quindi riportare la nostra compagnia in giro, quindi non solo al debutto qui all'Orfeo, ma soprattutto nei teatri, almeno di Puglia, e quindi far vedere anche quello che abbiamo fatto per tutti questi mesi, quando le attività e il pubblico, al pubblico erano chiuse, mentre noi continuavamo a lavorare. E poi riportare dei grandissimi nomi all'Orfeo e soprattutto continuare su quello che è il nostro progetto di portare anche quegli artisti che a Taranto magari non sono arrivati.